presentata la lista Teverola Città Fertile, una lista giovane ma anche con persone esperte. Qual è il profilo particolare del suo schieramento? La lista Teverola Città Fertile è stata la giusta sintesi tra l'esperienza di un gruppo di persone che hanno fatto opposizione da 5 anni, da 3 anni e mezzo, e una parte, la componente giovanile di professionisti e soprattutto l'arricchimento delle 6 quote rosa che ci stanno dando una carica veramente sensazionale e l'ingrediente giusto per una lista che sta facendo molto bene, tanto è vero che vedo per la prima volta dopo anni di amministrazione, anni di politica locale, il sindaco uscente abbastanza agitato. Quindi lei si sente già vincitore o con ottime chance di vincere? No, guardi, le dico una cosa che mi è capitata pochi giorni fa. Un amministratore mi dice: Dario, ma ti sei candidato come capolista contro Lusini? E io ho detto sì. Azzicet, hai proprio coraggio. Per cui, voglio dire, è stata veramente già questa per me una grande vittoria. Qualcuno pensava che non riuscissimo a comporre la lista, ci portavano a comporre 3 liste per dare un vantaggio alla lista del candidato sindaco uscente. Va da sé che un'amministrazione uscente ha di per sé ha già una forza in più, amministra la macchina comunale. Per cui quello che potrebbe essere un vantaggio, io credo che per loro, per questa amministrazione sia un grosso svantaggio, perché hanno amministrato male, perché non hanno il senso della programmazione, per cui quello che pensano di poter mettere in campo attraverso la macchina amministrativa che hanno tra le mani, io credo e sono certo che si rivelerà un boomerang, ma un boomerang che ci consentirà di vincere le elezioni. Lei già ha tenuto delle iniziative per stilare un programma partecipato, che significa? Guardi, per la prima volta stamattina, ieri alle 16 è stata chiusa la parte burocratica delle presentazioni delle liste, è stato fatto il sorteggio, la nostra lista di Teverola Città Fertile è la lista numero 2. E stamattina, subito alle ore 11, abbiamo tenuto all'esterno del comitato, in piazza Via Cavour, un tavolo dove tutti i cittadini sono intervenuti per dirci quali sono le loro priorità, oltre al programma, quello di norma attraverso il TUEL che abbiamo legato alla nostra presentazione delle liste, che ovviamente non era un programma formale ma attinente alle esigenze della nostra comunità di Teverola. Stamattina abbiamo con grande entusiasmo, con una presenza massiccia di centinaia di persone, ottenuto un risultato molto importante, quello che non è mai successo a Teverola, la partecipazione di tutti i cittadini, e con la loro forza e con la loro partecipazione che sicuramente faremo bene. C'è un entusiasmo e c'è una voglia di chiudere un ciclo di 20 anni, un ciclo ventennale. Lusini amministra dal 1995 ininterrottamente, tra consigliere, assessore e sindaco. Credo che sia giunto il momento di chiudere la storia Lusini, perché crediamo fortemente che ci sia bisogno di un ricambio generazionale, di competenze tali da poter rendere Teverola vivibile, una città vivibile.